come si fa a schedare un documento? Prendiamo il primo documento del dossier relativo all'ambito tecnico-scientifico, argomento tecnologia pervasiva. Il titolo mi aiuta già a capire la tipologia dell'articolo. Nasce la fabbrica senza operai. È chiaro che abbiamo di fronte un articolo di cronaca, come si evince dalla lettura approfondita del testo. Esempio, la Cina sta ultimando la prima fabbrica al mondo, operaio zero. Questo è il fatto fondamentale. Quindi, what? Dove? Nel Guangdong. Where? E come saranno gli stessi robot ad assemblare i propri simili, eccetera, eccetera. Ho di fronte un articolo di cronaca e quindi riassumo il testo secondo le regole che ho studiato per la sintesi di un articolo di cronaca, cioè applicando le 5 V più H. Nella schedatura che cosa scriverò? La tipologia, l'articolo di cronaca, i fatti fondamentali, cioè in Cina si sta realizzando il primo modello produttivo basato unicamente sull'automazione, cioè sull'uso dei robot, il 90% dei robot sostituirà la manodopera tradizionale, saranno i robot a selezionare il personale. Il concetto chiave qual è? È il concetto dell'automazione e, legato a questo, della jobless society, cioè della società senza lavoro, perché il lavoro manuale è fatto dalle macchine. Proviamo a schedare un altro documento, il documento numero 4. Leggo attentamente il documento e nella lettura mi accorgerò che l'autrice, Dianora Bardi, sostiene questa tesi. Per gli studenti, l'utilizzo delle tecnologie, il tablet, i netbook, PC, proiettori interattivi, eccetera, è un'occasione d'oro. Si apre infatti una grande opportunità. Finalmente nessuno proibisce più di andare in internet, di comunicare tramite chat, di prendere appunti in quaderni digitali o leggere libri elettronici. Chiaramente questo testo è a favore dell'uso della tecnologia in un ambito tradizionalmente restio all'uso, all'utilizzo di della tecnologia digitale. La tipologia, abbiamo di fronte un testo argomentativo che contiene l'opinione, il parere autorevole di una insegnante che ha promosso in Italia la diffusione della didattica digitale, cioè Dianora Bardi. Per Dianora Bardi la grande opportunità data dalla tecnologia nella vita quotidiana, esempio a scuola, è fondamentale. La tecnologia offre un supporto significativo nell'apprendimento. Il concetto chiave è un esempio positivo delle potenzialità dell'uso della tecnologia a scuola, un ambito tradizionalmente restio, come abbiamo detto. Lo step numero 3 consiste nel riguardare gli appunti e nel tentare di integrarli con apporti personali, tratti dalle mie esperienze e dalle conoscenze. Che cosa mi viene in mente rispetto all'argomento che accomuna, al fil rouge che accomuna tutti i documenti del dossier? Io che cosa posso, in che modo posso contribuire alla trattazione di questo argomento?